Prego, Claudia. Possiamo? Sì, Riccardo Fiamozzi. Ciao, benvenuto. Ci racconti un po' di questa trattativa, è stata una trattativa lampo. Come è arrivato a Pelvari? Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, sono molto felice di essere qui. Questa trattativa diciamo che è stata lampo da una parte, ma è stata anche un po' lunga, nel senso che il direttore era da un po' di tempo che mi aveva cercato, ma io non avevo ben chiara la mia situazione lì a Genova, quindi diciamo che il Genoa non mi lasciava andare via. E poi dopo c'è stata una svolta e nel giro di 2 giorni si è fatto tutto, perché comunque la volontà del Bari era quella di portarmi qui. A me subito ha fatto molto piacere l'interesse e insomma nel giro di 2 o 3 giorni si è fatto tutto. Terzino destro, quindi occuperà il posto fino a questo momento occupato da Sabelli, che adesso non sta bene. Ti rendi conto che nelle prime settimane ti giocherai il ruolo da titolare, ne sei consapevole? Beh, questo è normale come in qualsiasi posto, insomma, c'è la concorrenza è solo che utile, perché comunque ti stimola e ti porta a dare sempre il massimo in allenamento. E Stefano lo conosco anche personalmente e abbiamo avuto tante esperienze insieme in nazionale e insomma non vedo l'ora di scendere in campo. Sì, mi aveva portato lì, sì, dal Milan mi ha portato lì a Varese. Come? Sì, mi ha portato e poi lui dopo è andato via, sì. Che generazione è della prima gara del Milan? È la tua, perché qui giocavi nel settore giovanile del Milan? Io sono 93, quindi insomma con l'annata 93... E anche con i 92 ho giocato, quindi con Verdi, De Sciglio, Merkel, chi c'era più? Sì, esatto. Ti presenti come caratteristiche se giocare a volte, se uno che va a parecchio, Non mi piace moltissimo presentarmi da mens, ma mi piace il fatto che gli altri mi possano giudicare in base alle mie prestazioni, però insomma mi piace sia attaccare, ma il primo compito dei difensori è quello di difendere, quindi prima si difende e poi si va in avanti. No, al piano personale devo dire che sono stati 6 mesi comunque importanti, perché venivo da un po' di periodo insomma in cui a Genova ho trovato poco spazio, quindi l'obiettivo principale personale mio era cercare di fare più partite possibile, e così è stato. E a livello personale sono stati dei mesi belli, perché comunque ho trovato continuità, e è solo un peccato insomma aver finito la stagione in quella maniera. Flavio, fisicamente come arrivi? Hai fatto la preparazione completa al Genoa? Sì, fisicamente ho iniziato dal primo giorno lì, ho fatto fino a sabato con loro, quindi senza nessun problema ho fatto tutte le varie amichevoli, partite, allenamenti. Quindi sei pronto? Sì, sono a posto. Riccardo, abbiamo letto un pezzo, insomma, dei colleghi della Gazzetta dello Sport relativamente alla tua trattativa, che c'è stato un momento in cui il Parma si era inserito all'ultimo, che il tuo procuratore sarebbe stato determinante, no, per l'arrivo da Bari. È andata così, insomma, cosa ci puoi dire a riguardo? A riguardo vi posso dire che questo inserimento del Parma, nel senso, c'è stato. È chiaro che l'insistenza comunque del Bari e il blasone di questa piazza poi è stato determinante per la scelta. Senti già pronto per giocare la prima?
Ah, io ti ripeto, ho fatto tutta la preparazione, quindi fisicamente è logico, non siamo ancora, ma nessuno lo è al 100%. Piano piano ci stiamo arrivando con gli allenamenti, col lavoro. Io sono venuto qua per dare il massimo per il mister, per la società, per i compagni, quindi se sarà l'occasione sabato cercherò di dare il mio 100%. Franco? Sì, Riccardo, tu la Serie A l'hai toccata perché hai giocato con il Genoa, no? Però quando sei stato in B hai avuto un rapporto strano con la promozione, nel senso che oltre ai playoff con il Frosinone, mi pare che l'hai giocato anche col Varese o sbaglio? L'hai giocato, cosa hai fatto con il Varese? No, no, con il Varese no, Non hai fatto non, i playoff, no. però hai fatto i playoff con il Frosinone e poi con Pescara hai fatto i primi 5 mesi della squadra che poi sarebbe andata in A. Te ne sei andato prima di andare in A. Sì, sono andato in A col Genoa, Sei quindi. andato in A col Genoa, l'hai conquistata sul campo, Sì. cioè. Ti manca questa cosa, no? Poi finalmente di riuscire a vincere un campionato. Beh, è chiaro che vincere un campionato è una cosa molto bella e è molto stimolante. È normale che sia l'obiettivo, insomma, dei giocatori, quello di cercare di vincere un campionato, che sia direttamente o tramite i playoff, ma comunque, insomma, fa sempre molto molto piacere vincerlo. Senti, a parte che quando parlo con te ho un po' di nostalgia del Teroldego, perché tu vieni dalla terra del Teroldego, no? Che rapporti c'hai con Teroldego? Buoni, eh? Sì, ne bevo tanto. No, scherzo. No, no, conosco. Conosco, un di mezzo colora, È Lazio, un chiaro. bicchierino in mano. Chiaro. Vabbè, a parte questo, non ti sei un po' stufato di andare sempre in prestito? Cioè, tu sei a 24 anni. Ogni anno si ricomincia, come se non avessi ancora una casa tua come club, no? Perché il Genoa ci crede, poi ti manda in prestito, ti fa giocare. Io a vedere Fiamozzi in campo dico che quando ti ho visto mi è sembrato sempre strano che giocassi lì, nel senso che tu la Serie A la puoi fare, però c'è qualcosa che non quadra, è come se i conti non tornassero. A te sono tornati i conti. Questo magari me lo domando anch'io ogni tanto e cerco di capirlo, ma delle volte si creano delle situazioni a cui non puoi dare delle risposte, accadono e basta purtroppo. C'è da dire che ho avuto la fortuna quando da Pescara sono andato a Genova, ho trovato una determinata situazione e mi sono goduto quei primi 6 mesi con Gasperini. Poi le cose sono cambiate e mi sono dovuto andare via, sono andato a Frosinone e adesso sono venuto qui e spero di rimanerci parecchio perché così in modo di trovare, come hai detto tu, una casa. Sì. Anche perché c'è l'obbligo di riscatto in caso di promozione, sbaglio, no? Tanto ti allenerà anche un ex terzino. Come? Ti allenerà un ex terzino quando puoi crescere. Certo, poi insomma è un onore essere allenati da un ex campione del mondo, quindi sicuramente non solo io, ma tutta la squadra cercherà di prendere tutti i consigli e i dettami del mister. Giusto per capire l'interpretazione del ruolo, a quale terzino ti ispiri? Oddio, non lo so, cioè. Non ho, diciamo, un riferimento, però ti ripeto, mi piace attaccare, ma mi piace anche difendere, quindi così. Hai la fotografia del tuo unico gol segnato dai professionisti, ogni tanto la vai a baciare. Che succede? Come? Hai la fotografia del tuo unico gol segnato dai professionisti, lo Sì. ricordi ancora? Contro chi l'hai Sì, col segnato? Pescara, sì, contro il Pescara. Ah, contro il Pescara, a Varese lo Sì, ricordi. Che è successo? Come mai ti sei sentito male ha nevicato d'estate quel quel gol? giorno. No, scherzo. Non vai, non ti capita, no? Vabbè, da terzino non è, insomma, una cosa. Non avviene tutti i giorni Uno di che sia pro non si segnare. offende, però. Vabbè, quello sì. Però.
Quando posso ci provo, poi delle volte sono fortunato, delle volte no. Riccardo, qualche impressione sui tuoi nuovi compagni, che qui insomma danno moltissime ore, però magari avrei parlato con qualcuno in particolare, che sensazioni hanno? No, le sensazioni sono molto positive. Sono molto felice di essere qui perché insomma la società è molto blasonata e merita veramente il meglio che si può. E l'impatto con i compagni è stato ottimo, con lo staff pure, e conoscevo già Improta e Busellato e anche Sabelli, e quindi sono felice. Poi ho trovato una temperatura adatta per allenarsi. Sì. Hai ricordi particolari da avversario del Bari per San Nicola? Sì, chiaro che quando vieni da avversario la cosa principale che ti colpisce è insomma lo stadio e i tifosi, chiaramente. E poi comunque quando vieni qui a giocare è sempre difficile per gli altri. Va bene così? Ultima domanda? Certo. Mi sono già fatto un'idea, nel senso guardando le squadre che ci sono e come sono state, anche se deve finire il mercato, ma comunque come sono state assemblate, è chiaro che la Serie B è sempre un campionato particolare, è molto difficile, è molto lungo. Le squadre a parte, secondo te, quali saranno? Secondo me non te lo so dire, perché come puoi vedere ogni anno c'è una o due squadre che vengono fuori, quindi è logico, magari a nomi sì, ti posso dire il Palermo, l'Empoli, il Pescara, ma non si sa mai, questo campionato è bello anche per questo. Grazie a tutti, grazie.